bentornati a un nuovo appuntamento con il telesettimanale di Voce TV. Glauco Belmondi, con il marchio GB di maglie in cashmere, riporta alla ribalta del tessile di Carpi uno dei nomi che ne hanno fatto la storia. Inaugurazione il 12 settembre. Ospedale Ramazzini alla conquista di spazi. Il centro diabetologico si è trasferito nell'ala ristrutturata dell'ex tenente Marchi. Lo seguiranno il centro demenze, oculistica, otorino e vestibologia. Nessuna ressa per la regolarizzazione di colf e badanti. I 150 richieste di informazione sono pervenute alla CISL e altrettante alla CGL, mentre ammontano a una ottantina le pratiche già inoltrate. Saracinesche abbassate per il Super Cinema 70. La precedente gestione ha rinunciato al rinnovo dell'affitto. Si attendono le decisioni della proprietà. Incertezza anche per l'Eden, mentre lo Space City raddoppia. La riforma del mercato di Carpi piace alle associazioni. Confesercenti e Confcommercio si sono dichiarate favorevoli all'ipotesi. Interesse è stato espresso anche dall'APAM e CNA. Le griffe Blue Marine sono state tra le protagoniste della Vogue Fashions Night Out di Milano. Nell'occasione Anna Molinari ha disegnato tre t-shirt che celebrano l'amore e il rispetto per la natura. Dopo i lavori di ristrutturazione interni, Sir Andrews, storico negozio di abbigliamento uomo in Piazza Martiri, si ripropone con una nuova spazialità. Una miscellanea di innovazione e tradizione. Iscrizioni in scadenza al campus della moda che tra settembre e ottobre darà il via ai primi tre master e al primo corso di specializzazione. Philip Taylor illustra il nuovo programma. Una vita agli antipodi per Paola Donagemma, 32 anni, carpigiana di San Marino. Per seguire il suo fidanzato si è trasferita in Australia, dove si è laureata. Ora fa la bibliotecaria in un'università. Scuole pronte per la ripresa e alle superiori si pensa all'accoglienza delle matricole. Per il primo giorno visite guidate e incontri con i tutor. Il Meucci ripropone il soggiorno in Valsugana. Aprirà i battenti a giorni una nuova scuola di danza dedicata esclusivamente all'insegnamento della classica. La dirige Emma Coiceva, nome che è sinonimo di professionalità e competenza. Il Marchesini Group di Pianoro darà vita a Carpi, al primo polo italiano della termoformatura. Si è impegnato nella progettazione di un nuovo stabilimento in Via Lama, un investimento da 15 milioni di euro. Enrico Faglioni, carpigiano, da 20 anni nella moda come direttore delle vendite. Insieme a un socio ha aperto a Mirandola l'84 Mall Fashion Store, con la formula outlet più nuove collezioni. All'incisore Ugo da Carpi la città dedica un'ampia mostra che sarà allestita dal 13 settembre al 15 novembre a Palazzo dei Pio. In esposizione una settantina di opere dell'artista. Ed è tutto per questa settimana, grazie dell'attenzione, arrivederci.